avete già anche un'idea delle azioni che volete mettere in campo? Appena sarà costituito il movimento di protesta, che sarà pro tempore ovviamente, perché non facciamo politica, siamo semplici cittadini, chiederemo gli incontri all'assessore regionale a ramo, al Ministero delle Infrastrutture e all'ANAS. Con il sindaco avete avuto un momento di confronto anche dopo questo corteo? Una cosa importante è sindaco e commissario. Il sindaco commissario ha dei poteri diversi, ha dei poteri straordinari diversi. Il nostro commissario non ha fatto nient'altro che rimbalzare tutte le responsabilità alla regione e all'ANAS. Quindi dicendo io sono un semplice sindaco, non posso fare niente più. La vostra proposta qual è? La nostra proposta è molto semplice. Allora, si stanno individuando ulteriori soluzioni alternative in attesa di una progettazione definitiva. In questo momento esiste il vecchio tratto che è stato messo in sicurezza, dotato di sensori, per il quale sono stati spesi tantissimi soldi, ripristinare quel tratto fino a che non ci sarà una soluzione definitiva. Non siamo dei matti, comunque abbiamo necessità di essere in sicurezza, ma vogliamo delle risposte anche sulle tempistiche. Intanto ci volete dire che cosa state facendo, come intendete Allora, proseguire? Poi avete questa vostra proposta, il vostro appello. fateci sapere. C'è chi sostiene che sia un'azione strumentale in vista anche delle elezioni amministrative? Io faccio parte del comitato spontaneo. Ho appena scritto nel nostro gruppo WhatsApp: non mi devo candidare, quindi memorizzate il mio messaggio e vedremo in futuro che cosa succederà.